Siamo oggi qua per presentare la quarta edizione della Genova Bay Design Week, una design week che si caratterizza per una sempre più forte identità e proprio per questo una design week che vuole differenziarsi. Un evento che da una parte vuole offrire un palcoscenico sempre più importante per contribuire a far emergere le nostre eccellenze, le eccellenze del nostro territorio, le eccellenze della nostra regione. E nello stesso tempo diventare un evento sempre più attrattivo e quindi ad invitare sempre più espositori nazionali e internazionali che avranno l'occasione di esporre quindi i loro progetti, le loro idee, le loro realizzazioni in un contesto così peculiare e magico come il nostro centro storico. Il tema di quest'anno appunto è l'energia perché diciamo, questo evento vuole essere proprio, si vuole connotare per il suo ruolo culturale, professionale e quindi far capire l'importanza del design nella nostra vita quotidiana e dei progettisti nella realizzazione di oggetti o comunque di progetti che possono soltanto che migliorare la nostra vita. Sì, è un'iniziativa nuovamente molto bella su cui noi crediamo e riteniamo che questo sia il miglior modo per riappropriarsi del nostro centro storico. Qui c'è tutta un'area che può veramente offrire grandi opportunità per tutti coloro che si vogliono occupare di design e di arte. Avete già visto che nel corso di questi anni ci sono state una serie di aperture che stanno già creando questa destinazione e la stanno già rendendo una cosa molto molto concreta. Questi operatori hanno un entusiasmo particolare, bisogna che tutta la società civile e le istituzioni stiano al loro fianco per far riuscire al meglio questo loro progetto. Siamo molto molto contenti, sì, ci torna nuovamente, sì, ci torna sempre con più cose da fare, sempre più con cioè, luoghi che vengono fatti vivere. Siamo davvero felici perché con la Design Week già partita come nel 2018 abbiamo voluto davvero anche siglare quella collaborazione stretta pubblico-privato. Io dico sempre che abbiamo bisogno fortemente di privati che fanno l'investimento, che ci diano una mano per già collaborare, per già far sì che le nostre strade, che il nostro centro storico venga fatto vivere. Energia come diciamo, tema, quindi quella positività che il movimento crea, che la forza, che quell'energia positiva viene cioè, creata con il cioè, flusso, con la collaborazione, per un modo sicuramente ecco, per tornare su questa zona del nostro centro storico, come c'è cioè, Giustiniani, come zone limitrofe, che su cioè, tutti questi anni sta cioè, dimostrando proprio quella cioè, vitalità, ecco, quella vitalità che noi vogliamo sempre più sia cioè, presente come commercio, come tutto quello che ci riguarda, cioè, design, per le nostre strade della nostra città.